Sì, grazie. No, anche perché effettivamente sono stati giorni drammatici questi della riforma Fornero. E noi ricordiamo che abbiamo votato contro, ma nel merito, perché era proprio Sì, solo sbagliato voi però. tutto. Forse anche l'Italia dei Valori a memoria, mi pare, però non sono sicuro. Ah, no, no, solo noi, solo noi. Diciamo che il grosso del Parlamento votò compattamente la riforma Sì, Fornero. ma perché votammo contro? Perché era sbagliata proprio questa riforma. Uno, il tema del numero degli esodati, che erano almeno 300.000, noi l'abbiamo detto subito, e non era Sì. difficile. E un ministero che mi viene a dire che non aveva la stima, quando noi poveri parlamentari ce l'avevamo in almeno 300.000, poi sono risultati di più, fa piangere, non fa ridere. Quindi la stima c'era, si è fatto finta di non vederla, la stima. Due, non serviva. Il tema vero è che non serviva. E lo spiego perché non serviva. Uno, alla Perché? fine, con tutte queste salvaguardie, va a finire che spendi uguale, tanto valeva lasciare le cose come stavano, perché quei 10 miliardi di potenziale risparmio sono spalmati in X anni e alla fine Ma faremo un all'epoca non conto c'era. Però mi scusi, fatto Caravaglia, devo dire bene. una cosa per amor di verità. In questi giorni Sì. tutti, dalla Corte dei Conti alla Banca d'Italia, all'INPS, hanno detto che la riforma Fornero non è cambiabile perché vanno fuori controllo i conti pubblici. Quindi uno se la può, insomma, è molto facile scaricarsi la coscienza prendendosela con la Sì, Fornero e col governo per dei amor di tecnici. Dio, Rimane il punto che ma dopo nessuno ha avuto la forza di cambiare le cose. Ci sarà un fatto il motivo. calcolo, e vabbè, speriamo di arrivare al governo e cambiarla subito questa legge, perché è sbagliata. Vediamo, Se uno fa vediamo. il calcolo di tutte le salvaguardie, alla fine non è che siamo tanto distanti da trovare una soluzione ben fatta. Niente E poi ci tanto, sono però margini per ordinare un po' di niente. cose. Sì. Ma poi chiudo, dopo, finisco, poi parlate voi per amor di Dio, almeno posso finire di dire una Vada, vada. cosa. Ecco. Poi perché è sbagliata? Oltre per il fatto che si era fatto finta di non vedere almeno 300.000 persone lasciandoli in una situazione E disastrosa. poi Perché perché? non è servita neanche nei fatti, perché il fatto che lo spread sia diminuito non c'entra niente con la Fornero. È diminuito solo dopo quando è iniziato il quantitative easing. Prima è rimasto tal quale sopra i 400 punti. È inutile che fai così, vai a vedere i dati e poi ne parliamo. Secondo, il mitico debito era al 120%, adesso è sopra il 130%. Facciamo record del debito pubblico una volta al mese. Allora, È tutto la sbagliato posizione di perché il Caravaglia è che governo se non Monti ha sacrifici il distrutto la mare non è servito a domanda e nulla. alla Ok, fine è andato è tutto a chiaro scatafascio. Caravaglia. Malattia.